Ciao ragazzi, Giacomo Bolzoni. Oggi andiamo a dare qualche consiglio su chi vuole iniziare la pratica del tiro dinamico, su che pistola andare a utilizzare. Perché in tanti mi chiedono: posso usare questa pistola, posso usare quella, cosa mi consigli, il calibro, tu. Ok, facciamo un po' di chiarezza. Allora, io faccio parte del Team Tanfoglio, ok? Quindi utilizzo dal 2016 armi della ditta Tanfoglio. Però in questo video cercherò di essere il più imparziale possibile, ok? Parlando un po' della mia esperienza e dando alcuni consigli proprio su tutte le armi. Allora, innanzitutto parliamo del calibro. Per un neofita, quindi per chi si avvicina al mondo del tiro dinamico, io personalmente consiglio il calibro 9, ok? Calibro 9x21, un calibro relativamente economico, con una grande reperibilità di parti, quindi bossoli, inneschi, tipi di palle, che sarebbero le ogive, ok? Un po' di tutto, prezzi contenuti, pistole che hanno una vita molto lunga perché il calibro non è particolarmente stressante, ok, per l'arma, quindi buono. Pistole relativamente economiche, ci sono varie categorie, ok? Le categorie si chiamano nel tiro dinamico division. Allora, io personalmente consiglio tre division da cui cominciare, ok? Le division si distinguono per la tipologia di arma e calibro utilizzato, no? Ci sono alcuni parametri, alcuni aspetti che le differenziano. Io personalmente innanzitutto dividerei le division con tacca di mirimirino e le division con le ottiche, quindi con i punti rossi, con i red dot. Per un neofita sconsiglierei il red dot, ok? Perché è molto bello, è molto divertente, però io personalmente preferisco saper sparare prima con tacca di mirimirino e dopodiché, se divento veramente capace, veramente bravo, andare a velocizzarmi, ok? Io non parto appena preso la patente a guidare una Ferrari, io comincio con una Polo, comincio con una qualsiasi altra macchina, poi piano piano accelero, miglioro e poi vado alla Ferrari. Le armi con le ottiche sono un po' più avanzate, ok? Per quello che penso io. Quindi questo è un piccolo preambolo. Detto ciò, vi parlo un po' della mia esperienza. Io ho cominciato a fare tiro dinamico nel 2009 con una CZ SP01 calibro 9x21, e quindi in production division si chiama. E poi nel 2012 ho cominciato a fare delle gare in division classic, quindi con pistole su base 1911. Ovviamente a scarica. Allora, base 1911, calibro 9, ma anche calibro 40-45, però io consiglio sempre per chi comincia il calibro 9, è più divertente, costa meno e vi insegna di più ad essere precisi, perché c'è un conteggio diverso rispetto a calibri maggiori, con differenza di punti, ok? Quindi, pistola monofilare, caricatore da 10 colpi per il 9x21, solo a singolazione. Possibilità di fare alcune modifiche, tra cui delle minigonne per l'inserimento del caricatore, fresature sul carrello, parziali sul carrello, accessori. Basta che la pistola stia, rigorosamente dentro una scatola, quindi non deve avere delle dimensioni superiori a certi parametri. Una division molto interessante, molto tecnica, che insegna davvero a sparare perché il caricatore contiene davvero pochi colpi, quindi 10 colpi e finiscono in fretta. Bisogna essere molto precisi e bisogna saper gestire bene l'esercizio, quindi lo stage, perché bisogna fare tanti cambi di caricatori, quindi sapere e riuscire a capire dove è meglio farli. Ok? Quindi questa è una categoria davvero molto interessante. Armi di tutti i prezzi, dai 900 ai 5000, ok? Solo l'immaginazione e il portafoglio. Ovviamente l'arma deve piacere, quindi sistema 1911, monofilare, uno scatto davvero molto, molto valido. Questa in particolare è un STI Champion che la utilizzai per fare l'Europeo nel 2013 e anche ci vinsi il campionato italiano nel 2015. Un'altra division che io consiglio per cominciare per un neofita è la division standard, ok? Abbiamo qui la mia standard, perché io attualmente utilizzo quest'arma per le gare, scarica. Questa è una Tanfoglio Limited Custom, calibro 40.
Nella standard si utilizza sia il calibro 9 che il calibro 40. Il calibro 40 dà un maggior conteggio dei punti, ok? Però ovviamente è più brusca l'arma durante lo sparo. Io quindi consiglio comunque un calibro 9 per un neofita perché l'arma è molto divertente, molto stabile, ha la possibilità di essere modificata in un sacco di modi, fresature passanti, accessori che si possono montare come il poggiapollice, minigonne maggiorate, e un sacco di, davvero un sacco di cose. Si possono utilizzare ovviamente diverse pistole, questa è la mia, e che io ritengo, non perché sono sponsorizzato, ma ritengo che sia una delle migliori per questa division per il suo rapporto qualità-prezzo, perché con 1600-1700 euro avete un'arma veramente valida contro magari pistole che con 2000-2500 euro le andate ad acquistare. Sono comunque ottime armi, STI, Bull, davvero ottime pistole. Io ho consigliato anche più di una volta a miei amici o altri colleghi che si approntavano al tiro, ad esempio la Glock 34. Glock 34 che ha la canna un po' più lunga, ha la possibilità di essere modificata in un sacco di modi, quindi ci può essere messa la minigonna, lo scatto può essere modificato. Diventa comunque un'arma che magari comprata usata a 400 euro con 200-300 euro di accessori, insomma, stando sotto, abbondantemente sotto i 1000 euro, si ha già un'arma che per cominciare è comunque molto molto valida. Quindi Standard Division, molto molto interessante. L'ultima division che consiglio ai tiratori neofiti si chiama Production. Parliamo di armi uscite dalla fabbrica senza particolari modifiche, se non pezzi originali della fabbrica stessa. Calibro 9, solo calibro 9, caricatore da 15 colpi. Qui abbiamo la mia Tamfoglio Stock 2. Scarica. Questa è attualmente, non perché lo dico io, ma perché è stato provato negli anni, è la pistola migliore per la Production Division. È un prezzo di circa 1300-1400 euro. È stata utilizzata da tutti i più grandi tiratori mondiali, ha vinto tutti i titoli, che ci sono da vincere. Ottima arma, tutte parti originali Tanfoglio, singola e doppia azione. Perché il regolamento in production impone che il primo colpo debba essere superiore a un certo libraggio, quindi in questo caso la doppia azione ci consente di essere appunto in regola. Ottima arma. Ci sono anche un sacco di altre armi per la production. Innanzitutto si può competere con davvero qualsiasi arma in production. Glock 17 piuttosto che Beretta 98 piuttosto che altre armi uscite dalla fabbrica senza particolari modifiche. Ovviamente ci sono delle differenze. La Tamfoglio che vi ho fatto vedere è davvero un'ottima arma. Abbiamo la CZ, la Shadow 2 piuttosto che l'SP01 con la quale io ho cominciato a sparare. Sono davvero ottime armi. Abbiamo la Beretta, che ha fatto negli ultimi anni un modello dedicato al tiro dinamico, 92X si chiama, probabilmente la migliore beretta che è stata fatta per il tiro dinamico. La Glock anche è un'ottima arma, sicuramente più per un tiro, diciamo, operativo, difensivo. Avendo il fusto in polimero non è semplicissima da gestire, anche se, per esempio, nel 2011 ha vinto comunque un campionato del mondo in production. Quindi con un po' di pazienza, un po' di allenamento si riesce a gestire bene anche questa. Il prezzo è ovviamente molto favorevole, però la lista degli accessori della Glock non permette una customizzazione tale da renderla particolarmente, come posso dire, performante, ok? Se parliamo ovviamente solo di pezzi originali Glock. Quindi queste ragazze sono un po' le armi che io consiglio, o comunque le division che io consiglio per cominciare il tiro dinamico. Ce ne sono di tutti i generi, di tutti i prezzi. Ho fatto un po' una carrellata. Innanzitutto bisogna che l'arma piaccia, ok? Quindi l'estetica è fondamentale. Poi si può valutare il prezzo e si può valutare anche un po' il livello con il quale io comincio il tiro dinamico e anche le mie ambizioni. Perché magari con una pistola, faccio l'esempio come la Stock 2, compro questa perché voglio arrivare magari in alto. E comunque ho delle ambizioni importanti, con questa io la compro una volta e sono a posto. Se invece inizio magari con una Glock,
poi vedo un po' come va, magari cambio, e così con tutte le altre armi. Fatemi un po' sapere se avete delle domande, dei dubbi, iscrivetevi al mio canale YouTube e ci vediamo presto. Ciao ragazzi!